condannato anche a 30 anni di reclusione in contumacia con Totorina, Michele Greco e Madonia per l'omicidio del giornalista Mario Francese, da lui stesso assassinato, per il suo zelo sul lavoro. Il 24 luglio del 2012, la Procura di Palermo, sotto Antonino Ingroia e in riferimento all'indagine sulla trattativa Stato-mafia, ha chiesto il rinvio a giudizio di Bagarella e di altri 11 indagati accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Gli altri imputati sono i politici Calogero Mannino, Marcello Dell'Utri, gli ufficiali Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, i boss Giovanni Brusca, Totò Riina, Antonino Cinà e Bernardo Provenzano, il collaboratore di giustizia Massimo Ciancimino, detto Calunnia, e l'ex ministro Nicola Mancino, per falsa testimonianza. Il 20 aprile del 2018, dopo 5 anni di processo, viene condannato a 28 anni di carcere. Leo Luca Bagarella è il mandante fisico dell'omicidio di padre Pino Puglisi. Dalle nostre parti, quando si vuole bene ad una persona, ma bene veramente, la si chiama zio, don. Quando gli vuoi bene in maniera particolare, gli porti un rispetto enorme, padrino. In siciliano, parré. A noi è capitato di volere molto bene ad una persona, e anche se non era un parente, per noi era lo zio Pino. Zio Pino era un uomo né bello né brutto, né alto né basso. Aveva delle mani enormi, dei piedi enormi, però aveva un sorriso. Ma un sorriso! Rideva sempre, anche quando non c'era niente da ridere, lui rideva. Tant'è che noi glielo dicevamo: zio Pino, ma che minchia ci ridi? Zio Pino non beveva, non fumava, non diceva parolacce. Però aveva un difetto, amava troppo. Zio Pino era un professionista dell'amore. Non aveva mogli, ma amava quelle degli altri. Non aveva figli, ma tutti sapevano che ce n'erano un sacco sparsi per la città. Insomma, zio Pino era malato d'amore e col tempo si era aggravato. Più amava e più voleva Da amare. questo punto di vista, signori, era diventato Ma la inaffidabile. cosa incredibile è che più era inaffidabile, più veniva amato da tutti. Da tutti, Tutti! da tutti. Pensate che addirittura i mariti andavano da zio Pino e gli dicevano: per cortesia, zio Pino, io devo partire, potrebbe amare un poco mia moglie. E lui entrava con la scusa della moglie e piano piano amava tutta la famiglia. Noi glielo dicevamo: zio Pino, si dia una calmata con tutto quest'amore, perché sennò a lei finisce male. Ma lui niente, era cocciuto. Zio Pino era un amatore cronico. Era amante dell'amore. Era un amante, amatore, innamorato dell'amore. Insomma, amava a tutti i livelli. A Sì, tutti, sì. tutti. Zio Pino, quando noi gli dicevamo di amare meno, lui ci rispondeva: Picciotti, ci sono così tanti tipi di amore al mondo che non sapendo quale scegliere, li ho presi tutti. L'amore per i padri, per le madri, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, per se stessi. L'amore per se stessi, Picciotti, il peggiore di tutti. Non c'è peggio di un uomo che ama se Vero, stesso. vero, vero, vero. Io c'avevo un amico, Fatto vero. un mio amico, stava tutto il santo giorno davanti allo specchio. Si guardava e si diceva: ma quanto sono bello, ma quanto sono bravo. Che io gliel'ho detto: Silvio, tu così t'ammali. Zio Pino invece era di tutt'altra pasta. Zio Pino era amante ma amato da tutti. E ne abbiamo avuto la conferma al suo funerale. Minchia quanta gente. Minchia funerale. Minchia pianti. Meraviglioso! Bellissimo funerale eccezionale, a parte qualcuno che era lì solo per il piacere di farsi vedere. Io No, 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 c'ero. No, non no, no, dire così. c'ero. Diciamolo sinceramente, c'era un sacco di gente perché zio Pino era amato da tutti. Per carità, pure per quello, però secondo me anche per il modo come se n'è Ah andato. sì, quello sì, Perché quello quando sì. una persona muore di vecchiaia, piano piano ci si abitua all'idea, si elabora il famoso lutto. Quando uno muore per una malattia, anche lì purtroppo piano piano ci si abitua all'idea e si elabora il famoso lutto. Ma quando uno se ne va, come se n'è andato zio Pino, non ti dai pace. Eh sì, sta rientrando a casa zio Pino. È già davanti al suo portone. Pensate, addirittura ha già infilato la chiave nel portone. Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e gli dice: Parré, questa è una rapina. Zio Pino sorride, lo ama e risponde: me l'aspettavo. E si gira di nuovo verso il portone. Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto. Il
Il grilletto provoca la combustione, il grilletto provoca la combustione delle polveri che generano l'espansione dei gas e consentono il lancio del proiettile. Il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica. Il proiettile si muove nello spazio seguendo una linea parabolica che comincia dalla bocca della pistola e termina al suolo dopo centinaia di metri. Tum! Ma se tu hai il culo di trovarti nel mezzo. A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli. Non era mai successo. Un prete ucciso perché predicando l'amore stava disturbando la mafia. Ma pure lui, sapendo che aveva tutta questa passione per l'amore, se ne andava in giro a nuca scoperta. E dire che noi gliel'avevamo detto: zio Pino, con tutto questo amore si dia una calmata, perché altrimenti a lei finisce male. Ma lui era cocciuto. Molti dicono che lui sia morto e che noi dobbiamo elaborare il famoso lutto. Ma noi che lo conoscevamo sappiamo che non si tratta di morte. No. Ma di parto. Sì, di parto. Perché si può nascere in tanti modi. C'è un parto naturale, un parto cesareo, un parto in acqua. E poi c'è il parto per uccisione. E noi che in vita non avevamo mai capito fino in fondo che cosa provasse zio Pino quando amava, adesso ci ritroviamo contagiati ad amare persino quel tizio con la pistola che, poveretto, lo ha fatto nascere. Perché c'è un parto cesareo, quello in acqua, poi c'è quello naturale, e poi ce n'è uno per uccisione. C'è un parto cesareo in acqua, naturale, per uccisione. C'è un parto cesareo in acqua, naturale, per uccisione.